quali sono i quartieri in cui si vive meglio a Londra? Ce ne sono tantissimi, Londra è immensa. Siete degli illusi se credete di poter trovare una risposta precisa a questa domanda. È altrettanto vero che ci sono tante persone che hanno diverse necessità. Io per esempio mi sono trovato benissimo nell'est di Londra perché io sono un po' più alternativo, mi piace di più lo spirito underground, mi piace la multiculturalità, mi piace lo street art, eccetera eccetera. Ragion per cui per me, diciamo, tutti i quartieri che fanno parte del nord-est di Londra hanno rappresentato sempre per me un buon metro di paragone rispetto per esempio a dei quartieri di Berlino. Ecco, quindi il mio consiglio è sicuramente di dirigervi verso Walthamstow, Leyton, Leytonstone, Stratford, anche se a Stratford i prezzi sono lievemente più alti. Io per esempio ho casa a Walthamstow, ho affittato diversi immobili lì e sono davvero felice della mia scelta. È una zona che si sta ampliando sempre di più, sta crescendo negli anni e ragazzi, è vero, se siete delle persone posh magari evitate questo quartiere. Perché? Perché ovviamente ci sono persone come me. Vi sembra una persona che è posh? Assolutamente no. Ho tatuaggi, sono una persona, capito, molto alla mano. Se non amate la multiculturalità non andate assolutamente a Londra, perché Londra è multiculturale, anche se adesso c'è il Brexit, rimane una grandissima metropoli multiculturale dove ci sono persone provenienti da tutto il mondo. Ricordatevi che voi siete gli stranieri, così come gli altri, in ragione per cui vivere magari dove ci sono persone dell'est Europa, o magari americani, o magari australiani, o che so, spagnoli, boliviani, colombiani, non è certo questo un metro di paragone per poter dire ah, si sta meno meglio in un quartiere piuttosto che un altro. E se volete spendere un fottio di soldi, allora andate nella zona 1. Walthamstow, Leyton, Leytonstone stanno in zona 3, quasi vicino alla zona 2, ottimamente connessi al centro, con un sacco di negozi, con un sacco di attività commerciali aperte 24 ore su 24 e veramente con una rete pubblica di trasporto operativa 24 su 24, 7 giorni su 7, partendo dalla semplicissima tube per arrivare alla National Rail, per passare poi all'Overground, eccetera eccetera, la TLR che non c'è a Walthamstow ma sta in quel caso a Poplar, eccetera 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 eccetera. Quindi adesso sapete esattamente, se avete pochi soldi, dove dovete concentrare le vostre energie: Walthamstow, Leyton, Leytonstone, Stratford, Ilford, eccetera, eccetera, eccetera.